Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Gabo97Forever ed oggi siamo qui con il terzo episodio su Mirror's Edge. Come di consueto, prima di cominciare vorrei chiedervi di lasciare un bel like per sostenere la serie, di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti e a proposito di iscrizioni, signori, se i miei video vi interessano, se il mio canale vi piace, vi inviterei a farlo conoscere un po' in giro, magari a condividere qualche mio video, ma solo se ritenete che ne valga la pena. Se lo farete ve ne sarei veramente, ma veramente tanto grato. Detto questo, direi di non perderci in altri inutili chiacchiere, di partire subito con il video. Mer, che cazzo succede? Qualcosa ha spaventato qualcuno. Non so cosa, ma sembrano tutti nervosi. Ehi, Sel. Hai avuto problemi? No, gli sbirri non corrono un cazzo. Però adesso sparano un po' troppo. Tutti parlano dell'omicidio di Pope. La polizia è agitata. Molto. Non so che gli ha preso. Forse c'è il contratto da rinnovare. Sta molto attenta, Sel. Perché tanto casino? Faith ha rubato una prova dalla scena di un crimine e adesso tutti gli sbirri ce l'hanno con lei. È la prova che hai rubato? Sì, forse viene da un diario. Il resto è sparito. Riesco a leggere solo Icarus, forse. E al più alto. Icarus? Come quel tizio greco? Già, suo padre gli costruì delle ali di piume e cera. Poi lui volò troppo vicino al sole. E... addio, Ali. Addio, Icaro. Se qualcuno ne ha sentito parlare, Fate... Sì. So che ormai non è più un runner, ma ha dei contatti. Non puoi evitarlo per sempre. Scommettiamo? Chi? Jackknife. Drake ha individuato Jackknife. È sui tetti del vecchio campo di addestramento, vicino al canale di scuola. Ma ci sono sbirri dappertutto. Puoi seguire i canali fino al quartiere di Anton Town. Ok signori, ci siamo lasciati con l'episodio precedente dove siamo andati in soccorso di nostra sorella che è una poliziotta perché è incastrata nell'omicidio del sindaco di questa ridente cittadina. Volevamo aiutarla e portarla via con noi, ma lei si è voluta consegnare alla giustizia, a differenza nostra che ce la siamo scappata a gambe levate, anche perché avevamo alle costole tipo tutti i militari della provincia. Neanche fossimo dei latitanti ricercati da tutto il mondo. Tra l'altro in questa missione dovremo cercare un certo Jackknife, che in pratica, da come ho capito, è un ex runner e potrebbe avere delle informazioni che ci possono tornare molto utili. Tanto mi spacco le caviglie, come in ogni cazzo di episodio. Ok, qui dobbiamo correre in questa canaletta di scolo. Intanto c'è già un elicottero che ci sta al culo. Sì, sì, guardate, adesso state sicuri che cominceranno a spararmi in 50.000 solo perché sto correndo in mezzo a delle fogne. Veramente cose assurde. Ti prego, Fate, non incepparti, anche perché se non mi ricordo male questa fase del gioco è abbastanza difficile, perché ecco, proprio per questo motivo, infatti quando ti sparano vai di zig zag, che è la cosa migliore. Guardali, guardali. Oh, questi non si arrendono, eh. Aia, no, ok, mi hanno beccato malissimo. Aia, aia, cancelletto aperto per fortuna. Ci nascondiamo qua dietro le colonne, recuperiamo un po' di fiato e un po' di vita. Ok, tanto qui manifesti di propaganda. Pope Rip, ok, povero papa è morto. Ok, noi intanto qui attraversiamo subito il ponticello. Lì dietro abbiamo un cecchino, no? Ti prego, Fate, non impigliare. Dato ci hanno preso con un colpo, abbiamo perso tipo un terzo della vita. Ok, lì vedo altre cose da scavalcare. Ok, perfetto, c'è un centro di manutenzione qui vicino, da come ci ha detto il nostro caro amico. Ecco una porta aperta, sarà sicuramente la nostra via di fuga. Entriamo qua dentro, via, tanto topi che corrono per terra, va, fantastico. Ok, qui c'è una valvola da girare. Procediamo subito. Abbastanza cigolante, serve dargli giusto un pochetto di olio. Bene, perfetto. Credo che abbiamo chiuso così o l'acqua, la porta, non si è capito bene. Arrampicati, Fate, sulla tubatura. Mio Dio, non facciamo scherzi. Ok, salta da un tubo all'altro. Oddio, ha saltato tipo di un tubo. Fantastico, magica Fate, Dio santo. Salta. Oh, ha preso la tubatura al primo tentativo. Fantastico, sono veramente contento quando il tuo personaggio, il tuo alter ego, reagisce bene ai comandi. Ok, direi che possiamo sfondare la porta. E che cavolo, qui intanto ci stanno inseguendo in 514.000 agenti della Pula. Ok, arrampicati sui container, tanto platform. Ok, salta qua sopra. Ok, abbiamo tipo un passaggio per le profondità delle fogne. Cavolo quanto è rapido. No, no, salta, 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 salta. Ok, ok, ok. Oddio, c'è l'elicottero che voleva farci tipo fessi, no? Via Fate. No, non da sta parte, non da sta parte, ok. Dall'altra, se non ricordo male. Ecco lì. Un po' di paletti dove arrampicarsi. Oddio. Oddio, vai, attaccati, attaccati. Mamma mia, l'ho vista brutta. L'ho vista veramente brutta.
Ok, boom. Perfetto. Salta. Salto un po' a parete. No. Ok, qui salto a parete. Sì, perfetto. Oddio, guarda, ce l'hanno su con noi, quelli della pula. Veramente, ma anche tanto. Ok, ok. Forse adesso siamo in una fase leggermente più sicura. Aia, perché non fai la capriola? Dannazione. Qui altro salto a parete. Perfetto. Sì, liberi per modo di dire. Ok, abbiamo lì un'altra tubatura a cui appigliarci, sperando che... Dannato gioco, mi hai fatto prendere un infarto, pensavo cadessimo tipo 50 metri di sotto. Direi di abbassarci un pochetto e di saltare qua sopra. Ok, perfetto. Ok, qui c'è molto, ma molto, ma molto platforme. Mio Dio, dove cazzo dobbiamo andare? Ok, altro salto a parete. Vai, 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 vai. Ok, signori, ne approfitto per dirvi che il nostro caro amicolo con cui portiamo in comune una serie su Pokémon Online purtroppo è preso da dei piccoli problemucci col suo computer fisso. Ovvero è stato costretto a formattarlo per problemi. Non so se avete presente lo schermo blu della morte, quello che può apparirvi quando vi sono errori col BIOS e cazzate varie. Quindi purtroppo è costretto a reinstallare tutti i programmi per registrazione, editing video. Quindi finché non risolviamo questi problemucci la serie rimarrà un attimo in sospeso. Già di per noi pubblichiamo solamente un video a mese riguardo quella serie, adesso siamo un po' più bloccati. Però ragazzi, vi giuriamo, appena risolviamo questi piccoli problemuzzi torniamo subito con un nuovo video su Pokémon. Qui c'è proprio un tastuccio da premere, premiamo e farac. Ok, ah, si va a aprire la porta di quel condotto, fantastico. Qui salto a parete, ti prego non cadere. E che Cristo, salti a parete sempre più grandi. Fate, oh brava brava, collaborativa al massimo. Ok, qui salto a tempo, via, oddio. Salta qua sopra, ok, prima che la porta ci si chiuda e ci schiacci, meglio entrare. Oddio il complesso, quanto cazzo grande. Che figata, tutto bello verde, proprio me gusta. Ok, credo che ci si possa arrampicare qua. Ok, sì, ci sono le prese, girati, girati, girati. Ok, scaletta e che Cristo, salta, brava. Ok, saliamo qui le scalette. Mio Dio, qui tutto bello illuminato. Ok, altro palo dove appigliarsi. Andiamo diretti e tra la lava. Oh, proprio in velocità, me gusta assai. Ok, premiamo un'altra volta e apriamo qui. Altro portone magico che si va ad aprire. E sì, entro domani, grazie. Oh, non vuole aprirsi. Ah, sarà buggato, fantastico. Facciamo una capriola. Oh, madonna quanto è grande sto posto. Colonne. Quanto cazzo è grande. Non me lo ricordavo sinceramente così vasto. Ok, boh, saliamo. Dio, 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 dio. Sali, 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 sali. Qui è un po' puzzle. Nel senso, dobbiamo capire qual è la strada. È abbastanza labirintica come situazione. Dio, salta. Ok, qui dobbiamo un po' arrangiarci la nostra maniera, anche se comunque abbiamo evidenziate le diverse parti che dobbiamo percorrere. Dio, Fate, no, no, non cadere, non cadere, non cadere. Viva l'equilibrismo da circo. Lo sono consapevole pure io che gli sbirri mi seguono, cara mia guida. Cazzo, 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 non cadere, Fate, non cadere. Salta scaletta, prendi la scaletta, brava così. Oddio, quelli sono cosa? Oddio, soldati. Dall'altra parte, meglio scappare, meglio non farci toccare dei loro proiettili, se no siamo tipo secchi. Infatti Fate gira in pratica mezza nuda, con una maglietta a maniche corte, tipo se ci sparano un braccio, addio. Oddio, 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 piglia il salto. Oh. Veramente, che soddisfazione. No, salta, salta, ti prego non failare. Bene, perfetto. Dobbiamo andare di qui, altro salto, anzi doppio salto, perché qui... Prego, prendi la scaletta, eccoci qua. Si sta andando sempre più in alto. E guarda sto cazzone di un cecchino. Ma che cazzo? Dai, vieni qui. Un bel calcio in testa e non se ne parla più. Bello, bello, bello un cecchino. E qui come cazzo si mira? Con F, ma che cazzo? Dio. E buongiorno. Piacere, Gabriele. Ecco, non se ne parla più. Perfetto, buttiamo via il cecchino perché non ci permette di fare i bellissimi salti. Ti prego, prendi un po' di velocità, Fate. Oh cazzo, ho preso veramente, seriamente ho preso velocità. Ok, facciamo tutto in corsa. Anzi, andiamo, ok, arrampicati. Un po' di dondolio non fa mai male. E che cazzo, dai salta. Uff, preso di niente. Vai su. E adesso mi chiedo veramente dove cazzo. Oddio, là sul cemento. Porca miseria. Dio, guarda, guardate che se qua cadiamo facciamo veramente pasticcio. No, bisogna stare attenti perché non vorrei un paté di Fate proprio in diretta. Salta. Veramente, quanto culo abbiamo? Stiamo prendendo ogni salto proprio per il minimo.
Mi sto cagando leggermente addosso, veramente. Che cazzo, qui i salti sono molto più ampi. Ti prego, salta, Fei. Oddio, veramente, mi sono visto 40 metri di sotto. Salta un'altra volta. Ok, questo salto l'ho preso già meglio. Boom, preso. Eccoci qui. Siamo arrivati dall'altra parte. E adesso? E che cazzo, arrivano gli sbirri con le torce. Sti qui ci sgamano subito. Bottone, premi il bottone. Pulsantone rosso. Ok. Porta e uccidere. Vado proprio propositivi, neanche arrestarmi, uccidermi. Mi vogliono tanto bene queste persone, Ok, spostiamoci. Non bagarti, ti prego, gioco. Spostati se ti chiedo di spostarti. Ok, qua di sopra. Dio, sempre andare sempre più in alto qua sopra. Non so dove cazzo andremo a sbucar fuori. E oddio, che figata! Scivolata sull'acqua. Oddio. Aia, che botta. E qui adesso inesorabile salto a parete. Oddio, preso di nulla, per nulla più che altro. Altro pulsante, veramente è la fabbrica dei pulsanti sta diga. Che cazzo. Oddio, madonna, che cazzo di salto strano che abbiamo fatto. Vabbè, se riusciti a passare, questo è l'importante. Oddio, adesso dobbiamo risalire e far tutto al contrario. Cara signora Gru, dove ci vuole portare? Ah, ok, non ci porta da nessuna parte, dobbiamo spostarci da questo lato. Ok, altra tubatura molto simpatica, ti prego, la piglio, oddio, veramente. Da cagarsi addosso a fare ste sezioni del gioco, che sempre paura che sbagli veramente la piglio. Anche perché è in automatico, no? Quindi se il gioco non vuole rilevare che la piglio sia corretto, tipo ti fai di quei voli che ti sfracelli al suolo. Infatti questo gioco credo che sia forse un po' più semplice su computer, perché da console ti fai di quei voli, perché a volte il sistema non ti riconosce il salto, dice no, la piglio, caro mio, non l'hai preso, e tipo rifai tutta parte del livello. Che bello, bello un paio di cazzi in realtà. Ok, risaliamo. Cazzarola, quanto è grande sta parte, non lo so, porca miseria, abbiamo tipo un intero condotto da seguire in maniera verticale, sembra quasi l'ascensione all'inferno, cioè proprio il contrario di quello che ha fatto Dante. Giriamo sta cavolo di valvola, ci sono un po' troppe valvole in ste livello, e che cazzo mai servirà? Ah, ok, ha bloccato il flusso d'acqua, perfetto, adesso possiamo saltare. Oddio. Salta. E ti prego, Fate, se dico di saltare, ti prego, salta. Oh, preso, miseriaccia. Salta un'altra volta, ok, perfetto. Asse, un po' di equilibrismo non fa mai male. E qui altro ascensore su cui arrampicarsi, che poi la trollata di sti ascensori è che non sono in funzione, ti ci puoi arrampicare solamente sopra. E qui adesso da sto lato, sperando di non failare. Ok, brava, salta così. Salta sull'altro tubo, risali la corrente, neanche fossi un'anguilla. E che Cristo, ha un'altra scaletta. Ho sempre paura che queste scalette a pioli si stacchino, no? Tipo classico cliché da videogioco, da film. Ok, qui dobbiamo richiamare la gru. Ma quale andrà su, questa o l'altra? Ok, presumo l'altra, sento un rumore poco invitante. Ah no, è la gru che sta tirando su il carico. Eccolo lì, credo che questo sarà il nostro passaggio per l'esterno. Oddio, questa è da prendere con precisione, perché se la sbagliamo, tipo di sotto, oddio, presa di culo, veramente di culo. Stiamo uscendo a queste anguste gigantesche fognature. Veramente, credo che ci sia un puzzo terribile. Ok, saltiamo fuori. E che Cristo, già sparano. Siamo appena usciti. Un minimo di contegno. Cazzo, ogni cosa a suo tempo. Qui veramente non hanno pazienza quelli della pula. Ci vogliono proprio secchi. E che cazzo, con un fucile a pompa, non te l'aspettavi, E adesso mi diverto un po' io. E vola via. Oddio, e quello? Ma cazzo, l'abbiamo lisciato. Aia. Ma vola via. Guardalo com'è fiero, ma... Ok, il fucile a pompa da sta distanza non prende un cazzo. No, seriamente. E abbiamo pure finito le munizioni. E io questi qui come cazzo li aggiro? Dio, sono in tanti. Dio, sono in troppi. Dio, questi mi... E vai così. Ok, io direi di squagliarmela col fucile a pompa in mano, solo per una questione di sicurezza, che se mi si avvicinano troppo li faccio volare a quel paese. Io mi nascondo dietro questi camioncini e aspetto con calma che giungano fino a me. Ok, ne abbiamo ucciso uno. Credo che abbiamo finito le munizioni, forse abbiamo ancora un colpo. Quello non vuole scrostarsi da lì, e che Cristo, la battaglia dei secoli. La vita, ricaricati. No. Abbiamo ancora un colpo? No, non abbiamo più un cazzo. Vieni qui. No, dannato.
Hola, fregato, veramente ti sparo solo per Guduria, anche se non ce n'era bisogno. Ok, dico di arrampicarci qua sopra perché dovremo attraversare, andare dall'altro lato. Oddio, ce l'abbiamo fatta, eccoci qui. Qui abbiamo una bella porta rossa, sfondiamo. Oh, con quale verde mela mi annunci questa nuova sezione del livello? Ok, premi il bottone, bell'ascensore fiero. Altro bottoncino, molto interattiva sta parte. Qualcosa dell'omicidio di Bob. Cerca di non farti incantare. Beh, come runner ce la cavava. Chissà per chi lavora adesso. Ecco, infatti ci troviamo a correre adesso dietro a un mercenario, perché era un ex collega dei nostri runners, poi si è tolto dalla compagnia, non si sa per quali motivi, forse per commerciare informazioni. Insomma, i soldi attirano sempre. E siamo giunti al nostro piano. Cibo cinese. Interessante. Beh, non abbiamo tempo, sfondiamo la porta. Ed ecco qui la nostra preda. Guardate come se la dà a gambe levate. Peggio di noi con la pula. Ok, si ritorna a fare i parkouristi anonimi come nei video precedenti, al di sopra dei tetti. Ok, qui scivolata. Bei salti che a me piacciono tanto. Imploro Dio che... Ecco la capriola, per fortuna, se no tipo addio gambe. E che cavolo. Guarda questo qua come se la fugge a gambe. Ma noi siamo sicuri al 100% che ti raggiungeremo. Cazzo, 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 cazzo. Ok, sto prendendo un po' di confidenza con i comandi, ma non troppo, perché non sia mai. E che Cristo, guarda, l'altro fa pure lo sbrufone aspettandoci. Dai, Fate, un po' di animo. L'altro se n'è già scappato per quella rampa. Guarda dove sta l'altro lurido infame. Capriola, eccoci qui. Oddio, una serie infinita di salti. Ok, siamo finiti perfettamente sul tetto. Guardate l'altro, oh, è la corsa infinita. È la maratona del parkourista. Cazzo, salta. Via, 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 via. Salti, prego, Fate, un po' più di animo. Quello ci sta tipo bruciando sul tempo. Vai via con un altro rampino. Oh, caspio. Giù di qui. E cazzo, le caviglie ogni due secondi si rompono. L'altro tipo ha quasi un atteggiamento di sfottimento, no? Ci attende, poi riparte a correre. Ma pensa a correre, che se ti prendo sono cazzi. E che cavolo, qui un po' di rincorsa sui cacchio di mattoni. Via di qua. E adesso? Ok, da sto lato. Caprioletta, ci può stare. Il gioco me l'ha permessa, quindi sì, ci poteva stare. Ok, andiamo da sto lato. Una porta qui a sinistra. Bene, direi di entrare subito, anche perché è l'unica via che possiamo prendere. Qui è tutto bello blu. Bello, bello, bello. Corri di qui. Macchinetta a caso. E che cazzo te l'ascensore. Premiamo il bottone, dobbiamo subito recuperarlo. Tanto queste musichette molto rilassanti all'interno degli ascensori, proprio cazzo da quasi telefilm. Na 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 na. Che cazzo, guarda come corre. Guarda. Guarda che salto, guarda che... No, seriamente, che epico fail. E si è rotto la schiena quel povero tizio. E adesso come lo raggiungiamo? E che cazzo, ma dai, ma solo noi possiamo fare queste imprese colossali. Dio, madonna. Ho visto l'asfalto nei denti proprio, mi sono visto attaccato proprio con la bocca all'asfalto. Attaccati al condizionatore, brava. E che tubatura, vai di grondaio. Oh, ste grondaie sono attaccate, non so, proprio bruciate, attaccate, fuse proprio con la parete. Io non so come facciano a resistere al peso di una persona che gli ci si aggrappa ogni 5 secondi. Ha preso il tubo per nulla, madonna. Veramente io credo che le ferramenta da cui si rifornisce questa città siano le migliori di tutto il mondo. Prendi, prendi. Azz, siamo vivi per nulla. Dio santo, ok. Qui direi di procedere col saltino. E va bene, andiamo da questo lato. Non ho voglia di fare impalcature strane, quindi procedo questo verso. Oddio, 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 oddio. Prendi l'impalcatura, prendila. Oh, grazie, grazie. Ti ringrazio veramente tanto, Fate, per essere collaborativa almeno una volta su 100 miliardi. E qui dove entriamo, tutto filo spinato. Cazzo, ma sono case residenziali o laboratori militari? Eccolo lì il tizio, il furbetto. Vediamo cosa ha da dirci. So perché sei qui, Fate. Anch'io so perché sono qua. Dimmi solo cosa c'entra Icarus con l'omicidio di Pop. È stata una sbirra, pare. Allora sei mal informato. Ti piace il wrestling, Fate? Pop amava il wrestling. Aveva anche assunto un ex lottatore come guardia di sicurezza. Travis Burke. Si faceva chiamare Rockburn. Jack, dove vuoi arrivare? Rockburn è solo un teppista che ha avuto fortuna. E le persone a volte sono troppo ignoranti per stare a loro. Vogliono a tutti i costi salire di livello, senza avere il nome giusto. Sai, se fossi in te, inizierei da quel vestito. Buona caccia. Sì,
non so se conviene prendere Rob un momento. Ecco, adesso siamo indecisi se catturare questa persona o sospettare che ci porti altre informazioni. Bene, direi che con questo in pratica l'episodio sia finito. Ok, siamo giunti alla fine del nostro video. Vi ringrazio veramente per la visione. Vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi se non vi siete ancora iscritti, magari a far conoscere un po' il canale in giro, come ho detto all'inizio del video. E detto questo, veramente ancora grazie per la visione e per il vostro tempo. E ci si vede alla prossima. Bella ragazzi!